La vita è un viaggio. Un viaggio che ci porta attraverso paesaggi mutevoli e momenti indimenticabili. Ci conduce attraverso valli di gioia e su montagne di dolore, ognuna con le sue sfide e le sue bellezze. Lungo questo cammino incontriamo il profondo e il banale. Forgiamo legami d'amore che ci sostengono nei momenti difficili. Inseguiamo i sogni che ci danno speranza e direzione. Eppure, intessuta nella trama stessa della nostra esistenza, c'è una verità da cui spesso ci sottraiamo, la morte. Una realtà che ci accompagna silenziosamente. È l'abbraccio inevitabile che ci attende tutti, un momento che non possiamo evitare. La morte non è una fine, ma una transizione, un passaggio verso un'altra fase dell'esistenza. È una parte naturale del ciclo della vita, proprio come la nascita e la crescita. Ogni inizio ha una fine, e ogni fine porta a un nuovo inizio. Ogni essere vivente sulla Terra è soggetto a questo ciclo. Nessuno è esente. Gli alberi perdono le foglie solo per rifiorire in primavera. Un ciclo continuo di morte e rinascita. Gli animali vivono i loro giorni, tornando alla Terra. Un ritorno al luogo da cui sono venuti. Anche noi facciamo parte di questa intricata danza. Una danza che celebra la vita in tutte le sue forme. Ignorare la morte non la fa sparire. È una presenza costante che ci ricorda la nostra mortalità. Quando viviamo come se fossimo invincibili, diamo per scontati i nostri giorni, ci dimentichiamo di apprezzare il presente. Invece di temere la morte, abbracciamo la sua inevitabilità. Accettiamola come parte della nostra esistenza. Lasciamo che questa consapevolezza sia la nostra guida, spingendoci a vivere con scopo e passione. Ogni giorno è un dono, perché è abbracciando la morte che iniziamo veramente a vivere. Solo allora possiamo apprezzare pienamente la bellezza della vita. È facile lasciarsi trasportare dalla frenesia della vita moderna, dove ogni giorno sembra una corsa contro il tempo. Corriamo da un compito all'altro, senza mai fermarci a respirare. Ci preoccupiamo per il futuro e ci soffermiamo sul passato, dimenticando di vivere il presente. In questo moto perpetuo, dimentichiamo di vedere veramente il mondo che ci circonda, di apprezzare i piccoli momenti. Diventiamo insensibili alla sua bellezza, al suo mistero, alla sua fragilità, perdendo il contatto con ciò che è veramente importante. La morte, con la sua cruda realtà, ha il potere di risvegliarci da questo torpore, ricordandoci la nostra vulnerabilità. Ci ricorda che il nostro tempo qui è finito, che ogni momento è prezioso e irripetibile. Non ci è garantito domani, la prossima settimana, o persino la prossima ora. Ogni istante è un dono. Quando viviamo con la consapevolezza della nostra mortalità, iniziamo a vedere il mondo con occhi nuovi. Apprezziamo le cose semplici, il calore del sole sulla nostra pelle, la risata di un bambino che gioca spensierato, la bellezza di un fiore che sboccia. Vivere a occhi aperti significa abbracciare la vita in tutta la sua pienezza, con tutte le sue gioie e dolori. Perché di fronte alla morte, la vita rivela la sua straordinaria bellezza e ogni giorno diventa un'opportunità per vivere pienamente. Il passato è andato, il futuro è incerto. L'unica cosa che abbiamo veramente è questo momento presente. Eppure, quante volte lo lasciamo sfuggire? Ci soffermiamo sugli errori del passato, rivivendo vecchie ferite. Ci preoccupiamo per il futuro, creando ansie che ci rubano la gioia. La morte ci ricorda che il momento presente è tutto ciò che abbiamo. Ci invita ad essere pienamente presenti nel qui e ora, a vivere la vita con tutti i nostri sensi. Il momento presente è una fonte di gioia, pace e meraviglia. La morte è spesso avvolta dalla paura. Temiamo l'ignoto. Il dolore della perdita, la separazione dai nostri cari. Questa paura può essere paralizzante, impedendoci di vivere pienamente e di abbracciare tutto ciò che la vita ha da offrire. Ma cosa succederebbe se potessimo guardare oltre questo velo di paura? E se potessimo vedere la morte non come una fine, ma come una transizione verso un altro stato dell'essere?
Anche se non possiamo sapere con certezza cosa ci aspetta dopo questa vita, possiamo scegliere di affrontare la morte con curiosità, piuttosto che con paura. Lasciare andare la paura della morte non significa diventare spericolati o indifferenti alla vita. Significa vivere con coraggio, compassione e un cuore aperto. La vita e la morte non sono forze opposte, ma due facce della stessa medaglia. Sono come il giorno e la notte, che si alternano in un ciclo senza fine. Sono intrecciate in una danza intricata, ognuna delle quali dà significato all'altra. Senza la notte non apprezzeremmo la luce del giorno. Proprio come un seme deve morire per dare vita a una nuova pianta, così anche noi dobbiamo lasciare andare il vecchio per far posto al nuovo. Questo processo di trasformazione è essenziale per la crescita. Ogni fine è un nuovo inizio. Ogni chiusura porta con sé l'opportunità di un nuovo capitolo. Ogni perdita crea spazio affinché qualcos'altro possa emergere. È un invito a rinnovarci e a trovare nuove strade. Questo è il ritmo naturale della vita, un ciclo di nascita, crescita, decadenza e rinnovamento. Ogni stagione ha il suo scopo e la sua bellezza. Abbracciando questo ciclo, possiamo iniziare a vedere la morte non come una fine, ma come una trasformazione, come una farfalla che emerge dal suo bozzolo. Immaginate la vita come un fiume che scorre costantemente, cambiando, evolvendosi. Ogni curva e ogni cascata rappresentano una nuova fase. Quando guardiamo alla vita e alla morte in questo modo, iniziamo a vedere la bellezza nell'impermanenza. Ogni momento è unico e prezioso. La paura della morte spesso deriva da una convinzione errata della nostra separatezza. Ci identifichiamo con i nostri corpi fisici, i nostri pensieri, le nostre emozioni e crediamo che questi definiscano chi siamo. Tuttavia, cosa succederebbe se questa percezione di separatezza fosse un'illusione? E se, nel profondo, fossimo tutti collegati a una forza vitale universale, una fonte di energia e coscienza che trascende le nostre vite individuali? Molte tradizioni spirituali insegnano che non siamo i nostri corpi, i nostri pensieri o le nostre emozioni. La nostra vera natura è eterna, immutabile e interconnessa con tutto ciò che è. Quando ci risvegliamo a questa verità, la paura della morte inizia a dissolversi. Siamo tutti connessi. Questo non è solo un sentimento positivo, ma una verità fondamentale della nostra esistenza. Proprio come i fili di un arazzo sono intrecciati per creare un disegno meraviglioso, così anche le nostre vite sono interconnesse con le vite degli altri e con il mondo naturale. Ogni azione che compiamo, ogni parola che pronunciamo, ogni pensiero che abbiamo ha un impatto sul mondo che ci circonda. Quando riconosciamo la nostra interconnessione, iniziamo a vederci come parte di qualcosa di molto più grande di noi. La morte, quindi, non è una fine, ma una trasformazione. La morte è l'ignoto per eccellenza. È un mistero che ha affascinato e spaventato gli esseri umani per secoli. Possiamo studiarla, possiamo intellettualizzarla, ma alla fine non possiamo comprenderla appieno finché non la sperimentiamo noi stessi. Invece di cercare di controllare l'incontrollabile, e se abbracciassimo l'ignoto? E se affrontassimo la morte con un senso di curiosità e meraviglia, come esploratori che si imbarcano in una grande avventura? Abbracciare l'ignoto richiede coraggio, fede e la volontà di lasciare andare il nostro bisogno di controllo. Sapere che il nostro tempo qui è finito può essere una potente motivazione per vivere una vita piena di significato e scopo. Quando affrontiamo la nostra mortalità, siamo costretti a porci alcune domande difficili. Cosa è veramente importante per noi? Che tipo di eredità vogliamo lasciare? Per alcuni, questo potrebbe significare perseguire le proprie passioni, che siano l'arte, la musica, la scrittura o qualsiasi altra cosa. Per altri, potrebbe significare approfondire i propri rapporti, trascorrere più tempo con i propri cari o restituire qualcosa alle proprie comunità. Quando viviamo con l'intenzione, creiamo una vita ricca di significato
e scopo. La vita è un dono prezioso e unico. Non sprechiamola con la paura, il rimpianto o l'indifferenza. Abbracciamo ogni giorno con gratitudine, meraviglia e una ferma determinazione a vivere pienamente e con gioia. E quando arriverà il nostro momento di lasciare questa esistenza terrena, facciamolo con grazia, dignità e un cuore colmo di gratitudine per lo straordinario dono della vita.